La propria vita va vissuta appieno. Se c'è qualcosa da aggiustare, facciamolo, cercando di scoprire nuove cose piuttosto che coprirle per paura. Ricordiamo che i limiti non sono limitanti, ma siamo noi a dare loro il potere di limitarci, perché un ostacolo è semplicemente un ostacolo, ma siamo noi a percepirlo come male. Ingrediente essenziale perché questa trasformazione avvenga è innamorarsi del nostro miglior amico. Quello che non ci tradisce mai ed è dalla nostra parte, qualunque cosa succeda, se stessi. Fatto questo, non resta altro che godersi il viaggio e vivere la propria vita. Non possiamo cambiare neppure una virgola del nostro passato, né cancellare i danni che ci furono inflitti nell'infanzia. Possiamo però cambiare noi stessi, riparare i guasti, riacquisire la nostra integrità perduta. Iris Miller. Ogni tanto mi fermo a pensare e mi dico: ma quanto è bello aggiustare. A prescindere dalla cosa che deve essere riparata, sia questa una relazione, una situazione economica, una cosa fisica tipo elettrodomestico, una procedura, un'abitudine, un atteggiamento, ogni volta che si riesce a mettere a posto o farla funzionare meglio, ci si sente super gratificati. Fabio Volo ha detto: tutto deve essere consumato e non conservato. Se una cosa non funziona, la si butta e se ne prende un'altra. Quella del padre, invece, era una generazione in grado di riparare ciò che si guastava. Con l'iperconsumismo ed il lassismo che dilagano sempre più, abbiamo perso, tra l'altro, anche il piacere di aggiustare le cose, togliendovi così il valore. È per questo motivo che cose o persone valgono lo stesso e ci si avvicina sempre più allo zero, perché non possiamo perdere tempo a mettere a posto, meglio buttare, così come faranno con noi quando non funzioneremo più bene. Stiamo togliendo significato alla nostra stessa vita. Confucio ha detto: un uomo che ha commesso un errore e non lo ha riparato, ha commesso un altro errore. Non serve moltissimo per mettere a posto qualcosa o qualcuno, anzi spesso la soluzione più semplice è anche la più rapida ed efficace. Per esempio, essere abbastanza lucidi ed onesti da rendersi conto dei propri errori ed ammetterli è di una potenza e risoluzione disarmanti. Lynn Johnston disse: chiedere scusa è la super coda della vita, è in grado di riparare qualsiasi cosa. Ci vuole solo un po' di equilibrio, volontà di farlo, e bisogna basarsi sulla realtà. Non dobbiamo essere fatalisti o ascoltare voci fantasiose nella nostra testa, sia positive che negative. Come detto prima, non ci vuole tanto ad aggiustare, ma l'effetto che produce può essere straordinario. Nicholas Chamforth disse: il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista aspetta che cambi, il realista aggiusta le vele. Avere un interesse reale, genuino di mettere a posto le cose, porta sempre qualcosa di positivo con sé. Aggiusti una cosa e ne migliorano anche tante altre, alle quali nemmeno pensavi, ma sono una piacevole conseguenza dell'aggiusto. Pensate a tutte le volte, anche in casa, che ci si inventa qualcosa per migliorarne un'altra, alleggerendoci un lavoro e rendendolo più interessante. Cose semplici, non straordinarie, ma che provocano a noi e chi ne è coinvolto un sorriso di soddisfazione. È una cosa bellissima, e aggiustare noi stessi è in proporzione ancora più bello ed intenso, basta fare 2 più 2. Hermann Hesse disse: aggiusta l'interno e l'esterno si aggiusterà da solo. Ma una volta cominciato ad aggiustare anche noi stessi e vedendo che cosa buona e giusta, perché non continuare ad aiutarci a vicenda per sistemare il mondo? Ci sono ancora tante ingiustizie, tanta disparità, così poco rispetto tra noi esseri umani nei confronti degli altri animali e della natura. Parliamo e facciamo ancora la guerra al giorno d'oggi, nonostante tutto e tutti. Crediamo a tutto ciò che ci dicono sia impossibile, non crediamo a ciò che abbiamo visto essere possibile. Siamo esseri di luce, ma ci nascondiamo sempre nel buio. Siamo esseri d'amore, ma inseguiamo il dolore. Steve Maraboli ha detto: è solo con il vero amore e la compassione che possiamo cominciare a riparare ciò che è rotto nel mondo. Sono queste due cose benedette che possono cominciare a guarire i cuori spezzati.
Il giovane va dal saggio e gli chiede: tu che hai vissuto tanto, hai fatto tante esperienze, hai conosciuto tanta gente, cosa c'è di bello negli esseri umani? Qual è la caratteristica più bella degli esseri umani? Il saggio rispose al giovane: figliolo, di bello nell'essere umano ci sono tante cose, ma la caratteristica più bella sono i suoi limiti. Tu starei pensando che la parola stessa suggerisce che c'è un punto di stop, di limitazione. In verità le cose sono molto diverse, perché la limitazione è una convenzione che noi poniamo a noi stessi, come sorta di confine da non valicare. Il limite è un ostacolo momentaneo ad una certa cosa, che sia questa un pensiero, un'azione o un'emozione. La differenza tra noi e un Dio è che noi abbiamo i limiti, e questi sono la nostra fonte di sapienza, perché è grazie a loro che noi siamo in grado di capire, intuire e percepire le cose. È grazie ai limiti che capiamo quanto è grande la natura e quanto perfetti siano i suoi meccanismi, quanto può essere complicata la vita e quanto è importante quindi godere appieno dei momenti belli che ci regala. Quanto meraviglioso sia l'amore e quanto conviene donarlo piuttosto che pretendere di ottenerlo. Quanto è dolce il sorriso di un'altra persona, soprattutto quando ci si sente soli. Quanto unici possiamo essere pur assomigliandoci tutti. Quanto i confini siano relativi quando la mente li ha già superati. Quando ogni limite che riusciamo a superare è un'esperienza in più da raccontare. Non sono i limiti a limitarci, ma la nostra percezione di essi a frenarci. Non c'è cosa più giusta e opportuna che innamorarsi del nostro migliore amico. È una fortuna che sia successo, perché è l'unica persona a poterci rendere felici. Già il fatto di averlo conosciuto, ma soprattutto riconosciuto, è un dono inimmaginabile. Questa persona ha vari pregi, ma tra i più importanti ci sono la capacità di ascoltarci ogni volta che ne abbiamo bisogno, il non giudicarci per quello che diciamo, facciamo, pensiamo, darci consigli e non condanne, sostenerci quando siamo fragili, coccolarci quando ci sentiamo feriti, incoraggiarci quando dobbiamo agire, capire profondamente il nostro cuore e la nostra mente, amarci incondizionatamente così come siamo, non volerci cambiare. Questo amico ci dà la possibilità di essere esattamente come siamo. Non chiede altro che noi stessi, con tutte le imperfezioni e limiti che tra l'altro lui legge come potenzialità e virtù straordinarie. Quel vecchio proverbio diceva: chi trova un amico trova un tesoro. Noi conosciamo tante persone e tante le definiamo amici, ma quell'amico, quel tesoro, ce n'è soltanto uno, tu. Solo amandoci possiamo arricchirci di quel tesoro unico e non raro, perché in ognuno di noi. È ora di iniziare a vivere la vita che hai immaginato, Harry James. Abbi il coraggio di seguire le tue passioni. Sicuramente troverai tantissimi ostacoli, avrai tantissimi motivi per evitare di fare quello che senti di dover fare o da cui sei attratto. Quello che non hai è una seconda possibilità. Tu sei qui adesso e non puoi delegare, scegliere, cambiare. Sei quello che sei e devi fare quello che devi fare. La meraviglia che la vita ha riservato per te è per te, e se non la usi tu non potrà farlo nessun altro. L'immaginario è la tua guida, la tua spinta, la tua sofferenza. Guida perché ti indica la strada, spinta perché ti anticipa il benessere che proveresti nel farlo, sofferenza perché non lo stai facendo. Credi alla tua immaginazione, a ciò che riesci a visualizzare e sognare, perché quello che vedi la mente lo può realizzare. Albert Einstein diceva: l'immaginazione è tutto, è l'anteprima delle attrattive future della vita. Presta attenzione alle tue immagini, prova ad elaborare le emozioni che ti suscitano. Quando sono positive, passa all'azione. Un gradino alla volta fino al traguardo finale, tenendo sempre l'immaginazione come guida e supporto motivazionale. Richard Bach diceva: per volare rapidamente come pensiero, per essere in qualunque luogo esista, devi iniziare in primo luogo col sapere che sei già arrivato.